Consiglio regionale del Piemonte a fianco dei lavoratori Italia Online. Dopo l'incontro con una delegazione sindacale avvenuto in mattinata, due ordini del giorno approvati all'unanimità impegnano la Giunta a difendere l'occupazione. Abbiamo ascoltato le organizzazioni sindacali, alcuni dipendenti di Italia Online come Consiglio regionale. Quello che emerge è che, detta delle organizzazioni, manchi un piano industriale. Non un piano industriale serio, ma anche proprio un piano industriale, a quanto pare, e emerge in modo chiaro, inequivocabile a loro dire, un disegno di natura scientifica finalizzato solo al profitto, trascurando quello che è il lavoro, l'occupazione, la storia e la produzione. Queste operazioni finanziarie che vedono sempre stritolati nella morsa i lavoratori. Nell'immediato chiediamo un intervento fermo e deciso da parte della Regione, anche attraverso un atto di indirizzo che chiederemo di votare oggi in Consiglio regionale. Bisogna assolutamente scongiurare la chiusura di questa azienda sul territorio torinese, perché sarebbe l'ennesima ferita inferta in una città che già ha subito pesantemente le conseguenze della crisi. Non abbiamo, in funzione del fatto che l'Europa non ce lo permette, delle leggi che possano vincolare le grandi società straniere che vengono in Italia, spolpano le imprese e dopodiché lasciano a casa i lavoratori. Presentato un ordine del giorno nel quale viene richiesto che si possa convocare un tavolo alla quale possano prendere parte tutti i soggetti che sono coinvolti all'interno di questa grave situazione che coinvolge l'Italia Online. Ricordo che noi vogliamo assolutamente ribadire la nostra contrarietà a qualsiasi piano di ristrutturazione aziendale che preveda comunque una riduzione del personale.